Vediamo adesso come costruire questa esercitazione, esercitazione 13. Qui si può realizzare in diversi modi, comunque qui conviene fare la base. Bene, al limite questo foro lo posso fare dopo. Ok? Mi creo però lo sviluppo di questo qui fino in cima, pieno, e poi faccio prima questo foro. E poi faccio questo, ok? Oppure creo un piano di schizzo a questo livello, fo l'estrusione fine, poi il taglio fine piano, però tanto c'è il valore, quindi posso fare il taglio cieco e poi rimettermi in questo piano e fare l'ultimo taglio, va bene? Oppure farlo fo prima da di sotto questo e da di sopra quell'altro. Quindi partiamo, mi metto nel front plane, piano. Creo un'asola, perché questo di asola si parla. Ok, apro, la vuoto, 22,5 di raggio, è lunga 95. A questo punto tiro la linea di costruzione, anche se l'avevo già fatta in quella maniera, e qui costruisco la seconda asola. Metto in questo punto, tiro fino a qui e apro. Questa è R8, coso, 8. Lunga 60. A questo punto posso estrudere. Esco, punzione, estrudo, alta 14. Già me la seleziona lui la giusta, se no qui scancello e riseleziono la mi serve. 14, poi a questo punto mi metto in fondo, mi metto su questo piano, dalla parte sotto, e creo il doppio foro, converto questa. La linea di mezzeria, poi fa un foro che più o meno è il centro di quella di questa qui, quindi creo la linea questa qui. All'esterno 36 e l'interno 26. Cosa? 26, 36. Ok, a questo punto esco e fo estrusione base di questo qui. Dalla parte opposta le alto 90, quindi dalla parte opposta 90. Questo punto taglio estruso, vado a riselezionare lo schizzo. Vado a selezionare questo piano,
Quindi Dio taglia estruso di questo, profondità 64. A vedere perché me l'ha sfondato tutto. Questo 90, vediamo se me l'ha 90. Questo 90 me l'ha preso. Taglio estruso, che altro l'ha preso. La meritava farlo pieno, sì. Vabbè, questo lo lascio stare. Va bene, l'errore è stato fatto qui, estrusione lo fa pieno. Così devo mettere anche questo. Schizzo. Mettere questo. Ok. Benissimo. Ora, questa parte qui è piena. Posso mettere qui, schizzo. Fare il cerchio. Se uno prende, mi dovrebbe selezionare lui il centro, eccolo qua, e lo vuoto il cerchio è di vuoto di 18. Benissimo. A questo punto mi devo mettere in un piano tangente a questo che permetta di fare questa lavorazione qui, va bene? Quindi o mi crea una linea, oppure siccome questi piani sono abbastanza, ecco, prendo un piano, rimetto il riferimento, piano parallelo a questo, me lo già seleziona lui, parallelo, secondo riferimento, tangente a questo, va bene? Ok, ora su questo vado a crearmi, tasto destro, piano, mi inverto l'entità. E su questo creo questa figura qua, va bene? Quindi creo, siccome è simmetrico, l'asse simmetria, creo una linea a caso e creo un cerchio a caso, accorcio, che tocca il punto lì, accorcio. Ed è profondo 18, raggio 2, profondo di raggio qui, cuoto 18, raggio 2, ok, lo specchio. Sono pronto a fare il taglio estruso, accorcio. Sì. Esco. Taglio estruso passante. Di sicurezza. Perfetto. Ho fatto quello che mi serviva. E così ho fatto anche la tavola 13, va bene?